La Fiat 500 è una vera leggenda, capace di attraversare epoche, mode e oltre 60 anni di storia. Tutto comincia nel 1957 in Italia, a Torino, dove il primo modello della 500 esce dalla fabbrica Fiat. Debutta il 2 luglio di quell'anno e l'ufficio pubblicità e immagine la definisce la piccola grande auto. Il progetto, avviato alcuni anni prima, con l'intento di offrire un'alternativa ancora più piccola ed economica alla 600, è seguito dall'ingegner Dante Giacosa, il papà di quasi tutte le Fiat, dalla Topolino del 1936 in poi. La nuova 500, come viene chiamata per distinguerla proprio dalla precedente Topolino, di fatto inventerà il segmento delle City Car. Giacosa non inventa solo un'auto, ma uno stile di vita. La 500 risponde perfettamente all'esigenza di molti di avere un mezzo di trasporto economico e pratico. Crea un'icona della storia dell'automobile che cambierà per sempre il modo di disegnare e di produrre auto in Italia. Ha una scocca autoportante in lamiera stampata, ha due porte, un motore bicilindrico posteriore di 479 cm3 raffreddato ad aria, il primo della casa torinese, e quattro ruote indipendenti. Il propulsore vanta consumi da record, ma con 13 cavalli non può certo fare i miracoli e raggiunge una velocità massima di 85 km all'ora. Viene proposta con un allestimento spartano, due soli sedili e una panchetta posteriore. L'abitacolo può quindi ospitare soltanto due persone e trasportare 70 kg di bagagli. Il tetto è completamente in tela e comprende anche il lunotto, realizzato in plastica trasparente. Costa 490.000 lire, poco meno della già famosa 600. Insomma, per comprarla ci vogliono circa 13 stipendi di un operaio medio. Fiat punta su costi di gestione e manutenzione molto contenuti per un'automobile, per quanto spartana, che costituisce una vera alternativa a scooter, moto e vecchie auto usate. Viene però accolta dal pubblico piuttosto tiepidamente, perché in un momento in cui l'opulenza di un'auto si misura dalla quantità di cromature che sfoggia, la piccola di Fiat invece va un po' controcorrente e ne è totalmente sprovvista. In effetti le ruote con i bulloni a vista sono prive di coppe, i fari sono incassati senza cornice e sulla carrozzeria non c'è nessun profilo di abbellimento. E poi costa troppo, o meglio, il prezzo è ritenuto troppo vicino a quello della 600. Così, solo tre mesi dopo, la Fiat corre ai ripari ed effettua alcuni cambiamenti per renderla più interessante. Arrivano sul mercato due versioni modificate, 500 economica e normale. La prima cambia ben poco, ma ha un motore con due cavalli in più rispetto a prima, per raggiungere quota 15. La normale, oltre al motore potenziato, presenta le tanto ambite rifiniture, le cornici in alluminio attorno ai vetri delle porte, le coppe in alluminio alle ruote, le cornici cromate attorno ai deflettori e ai fari, e la scritta Nuova 500 in alluminio sul cofano posteriore. Vengono anche introdotti i cristalli discendenti alle portiere, i comandi del devio luci e degli indicatori di direzione allo sterzo. Tutte e due, nonostante i nomi lasciano immaginare il contrario, offrono maggiori contenuti. Ora ospitano quattro persone con un vero sedile posteriore, omologato e imbottito. Il prezzo resta invariato per la normale, mentre diminuisce per l'economica, venduta a 465.000 lire. Nel 1958, cercando di renderla più popolare fra i giovani e tra quelli ancora un po' scettici nei confronti di un'auto di così piccola cilindrata, arriva la 500 Sport. La si riconosce subito perché ha il tetto interamente metallico e rigido, solcato da tre nervature longitudinali. Viene offerta solo nel colore bianco con vistose strisce rosse sulle fiancate e diversi cerchi delle ruote. Dentro torna ai due posti secchi e alla panchetta posteriore. Cresce la cilindrata del piccolo due cilindri, 499,5 cm3, ma soprattutto un po' di brio in più con 21,5 cavalli che le consentono una velocità massima di oltre 105 km all'ora. Costa 615.000 lire. Accanto a questa versione viene proposta anche la Sport trasformabile, con tetto in tela, che costa 65.000 lire in meno e viene realizzata in un numero molto limitato di esemplari. La 500 è diventata davvero sportiva? Certo, non manca l'impegno nelle corse e nemmeno i risultati, come la conquista dei primi quattro posti nella propria classe alla 12 ore di Hockenheim del 1958.
In effetti contribuisce al successo della 500 e poi sul mercato si affermano anche i modelli sportivi presentati dalla Abarth e dalla Giannini. Ma manca ancora qualcosa. L'anno dopo esce la nuova 500 tetto apribile. Si cerca di migliorare l'abitabilità posteriore che limita un po' il successo dell'auto. Vengono ricavati dal pianale due pozzetti a vantaggio degli occupanti della panchetta. Si modifica il tetto introducendo, lungo la metà posteriore, una copertura metallica comprendente il lunotto, che diventa finalmente di vetro. La potenza del bicilindrico raggiunge i 16,5 cavalli e viene offerta a 435.000 lire. Nel 1959 in Italia entra in vigore il nuovo codice della strada e anche la piccola di casa Fiat deve adeguarsi a nuovi parametri di omologazione. Si eliminano le prese d'aria sotto i proiettori anteriori per ospitare le luci di posizione e di direzione e anche sui lati c'è un nuovo ripetitore delle frecce di forma circolare. Due anni più tardi, nel 1960, l'offerta cresce ancora. Debutta infatti la 500D, che si distingue per un leggero ma attaccato aggiornamento estetico ed eredita il motore della Sport ma con 17,5 cavalli. Soprattutto sembra finalmente convincere i più scettici sugli accessori e il comfort offerti dalla City Car torinese. Ora il bordo imbottito nel sottoplancia protegge le ginocchia dei passeggeri. Anche le alette parasole sono imbottite, ci sono il portacenere e il lavavetro. Il sedile posteriore è ribaltabile. Per averla ci vogliono 450.000 lire. Il successo è enorme. La vogliono tutti, il viaggiatore di commercio e la mamma, le coppie giovani e l'operaio, gente che magari non aveva avuto mai un'automobile prima. La piccola diventa anche station wagon. Già, arriva la giardiniera. Con un passo cresciuto di 10 cm è pronta ad offrire più spazio. Nella parte posteriore dell'abitacolo i passeggeri stanno un po' più comodi, i vetri sono scorrevoli e il divano posteriore è ripiegabile per aumentare la capacità della zona bagagli sotto la quale ora c'è il motore. Cilindrata e potenza sono quelle della 500D, ma è disposto a sogliola, cioè coricato su un fianco, per dare vita a un piano di carico ben sfruttabile. Dimostra così la grande versatilità della 500 e diventerà anche l'inseparabile compagna di lavoro di tanti italiani. Costa 565.000 lire. Nel 1965 debutta la 500F. Porta al debutto le porte incernierate all'anteriore, cioè con l'apertura controvento. Sono più sicure e meglio integrate nella linea della piccola, che non ha più quelle antiestetiche cerniere a vista. Vengono eliminati i profili di alluminio sul cofano anteriore e sulle fiancate. Il parabrezza risulta leggermente più alto. Anche dentro migliora e l'abitacolo è meno spartano di quello delle precedenti. Migliorano i rivestimenti dei sedili. I tre interruttori sulla plancia ora sono allineati orizzontalmente. Alcuni dettagli di finitura, prima in lamiera o alluminio, sono diventati di plastica. Inoltre, la scala del tachimetro viene portata a 120 km all'ora. Insomma, è diventata più sfiziosa. Il suo affidabile motore, dalla cilindrata invariata, ora vanta 18 cavalli. Viene venduta a 475.000 lire. Aveva già avuto un grande successo, ma a metà degli anni 60 con la serie F conquista proprio tutti con il suo design. L'intelligenza delle soluzioni come il motore montato dietro, ma anche per quell'immagine di eleganza e originalità che le conferisce l'inedito tettuccio in tessuto, una dotazione di serie della Fiat 500. Diventa anche la più venduta in Italia. L'offerta diventa ancora più ricca nel 1968, quando Fiat propone la versione base e la L, che sta ovviamente per lusso, la vera novità. Difficile confonderla con le altre. I fanali sono diventati più grandi, ci sono i rostri cromati sui paraurti, inedite cromature su tutta la carrozzeria e poi le sigle e i loghi Fiat che la identificano hanno una nuova grafica, in particolare quello della calandra, dalla forma allungata e senza baffi. Ora, anche dentro, può convincere i più esigenti. Il volante è nuovo, in plastica nera, di maggior spessore e con le razze metalliche in vista. È inedito anche il pulsante del clacson con la scritta Fiat in campo rosso. È tutto nuovo anche il tachimetro di forma rettangolare, derivato da quello della più grande 850. E la L diventa anche l'unica delle 500 ad avere di serie l'indicatore del livello del carburante. La plancia è rivestita di un sottile strato di vinile nero e grazie a nuovi particolari ha un design più accattivante. Alla base del cambio c'è un piccolo vano portaoggetti di plastica. Nelle portiere ci sono due pratiche tasche portacarte. I sedili vantano materiali migliori per il rivestimento rispetto a quelli delle altre sorelle e sono anche più imbottiti, quindi anche più comodi. E per finire ci sono anche nuove tinte come il giallo positano e il nero.
è spinta dallo stesso motore della 500F, ma ora ha anche pneumatici radiali, il tutto per 525.000 lire. E il successo diventa ancora più importante. Negli anni 70 cambiano molte cose dal punto di vista sociale ed economico. Nel 1972 arriva infatti una nuova proposta da Fiat, la 126, mentre la 500 viene offerta a 600.000 lire nella più spartana versione R, che resterà in vendita fino al 1975. Il motore cambia la cilindrata, che raggiunge quota 594 centimetri cubi, ma i cavalli sono i soliti 18 e il cambio è ancora senza i sincronizzatori. Fiat non intende metterla in concorrenza con la 126. Per questo motivo presenta anche delle finiture molto semplificate dentro e fuori. È decisamente meno equipaggiata della 500L e costa anche di più. Eppure diventa la seconda auto per eccellenza di molte famiglie italiane, per le donne e per i figli neopatentati. L'incredibile storia della nuova 500 si chiude nell'agosto del 1975 con l'ultimo esemplare prodotto. Ma continuerà a far parlare ancora di sé. Infatti, nel 2017, il MoMA di New York acquista un esemplare della serie F prodotta tra il 1965 e il 1972, quella che ha avuto il miglior risultato sul mercato, con 4 milioni di esemplari venduti. Fino all'estate del 2019, gente da ogni angolo del mondo può così ammirare il Cinquino, protagonista della mostra dedicata alla storia del design industriale. Nel 1991 ritorna sulla scena, ma è tutta un'altra storia. La sua denominazione cambia graficamente da 500 in numeri a 500 in lettere. Ricompare sulla scena automobilistica per identificare un modello che nulla ha a che vedere con l'originale, ma che raccoglie comunque un discreto successo in Italia e anche in Europa. Il design non l'aiuta di certo. È squadrata e lontana anni luce dall'armonia delle forme rotonde del modello che l'ha preceduta. Anche dentro è tutta un'altra cosa. Plastica nera ovunque, senza troppi fronzoli, cercando di sfruttare al meglio l'abitacolo. Meccanicamente è agli antipodi. Motore trazione anteriore, avantreno a ruote indipendenti, freni anteriori a disco. Nella versione ED monta un due cilindri con soli 23 cavalli. Sono pochi, è vero, ma non pesa nemmeno 700 kg, quindi almeno in città ce la può fare. C'è poi il 4 cilindri da 903 cm cubi con 39 cavalli, che poi viene ridotto a 899 per motivi fiscali, che si rivela decisamente più adatto alle esigenze di mobilità che sono decisamente cambiate. C'è poi il 4 cilindri da 903 cm cubi con 39 cavalli, che poi viene ridotto a 899 per motivi fiscali, che si rivela più adatto alle esigenze di mobilità che sono decisamente cambiate. Nella versione S il cambio diventa a 5 rapporti, a tutto vantaggio del comfort, in particolare nei viaggi più lunghi, e dei consumi. La 500 offre anche più comfort. Ha il portellone posteriore e tra gli optional vetri elettrici anteriori, chiusura centralizzata, tetto apribile e antifurto elettronico. Pensata per i giovani, nel 1994 diventa anche sporting, con un 4 cilindri 1100 da 54 cavalli e un assetto un po' più sportivo. Ma quella 500 diventa anche Elettra. Sì, proprio elettrica, avete capito bene, circa 25 anni fa, con un motore elettrico da 9,2 kW abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti. Il pacco batterie è composto da 12 celle AGM al piombo, poste nel bagagliaio e nel vano motore anteriore. Può raggiungere una velocità massima di 80 km all'ora e vanta un'autonomia di circa 70 km. Poi si evolve e il pacco batterie viene sostituito da elementi al nickel e al cadmio. La velocità massima sale a 85 km all'ora e ora vanta 100 km di autonomia. La ricarica completa si raggiunge in 8 ore con una normale presa elettrica. È più funzionale, razionale, pratica di quella che l'ha preceduta, ma non riuscirà mai ad entrare nel cuore della gente. Ma l'incredibile storia della 500 è pronta a riservare altre sorprese. Nel 2004, infatti, Fiat espone al Salone di Ginevra una concept car compatta con lo scopo di presentare al pubblico nuove tecnologie e future scelte stilistiche del brand. È la 3+1.
ispirata alle forme della nuova 500 del 1957. È una moderna city car lunga solo 3,3 metri e realizzata su un inedito e sofisticato pianale con motore e trazione anteriore. Il nome deriva dalla versatilità degli interni, che offrono due comodi posti nella fila anteriore. Un posto posteriore che guadagna spazio avanzando il sedile anteriore del passeggero, e poi c'è un quarto posto d'emergenza dietro a chi guida. I richiami al passato sono molti, ma rivisitati in chiave moderna. Per esempio, i fari anteriori rotondi multifunzione, accompagnati da due fanalini ulteriori come indicatori di direzione. I fari posteriori sono realizzati con schermi a cristalli liquidi che disegnano le funzioni. Il successo supera le aspettative e spinge il management Fiat ad evolvere la 3+1 in una vettura di serie, creando così la 500, che si rivelerà il più grande successo commerciale di FCA del XXI secolo. Le forme esterne rimangono molto simili. Dentro però l'abitacolo offre spazio per 4 persone e i sedili anteriori sono tra i migliori della classe per comodità e sportività. Il cruscotto rotondo richiama quello della vettura lanciata nel 57, ma racchiude tachimetro, contagiri e computer di bordo. Nasce così nel 2007 la seconda generazione, molto ispirata alla prima e indimenticabile 500, che poi ha dato vita all'attuale famiglia, che comprende anche un monovolume come la 500L e un crossover, la 500X, ma anche la Cabrio e le versioni più cattive firmate da Abarth. Quest'anno è cominciata ufficialmente l'elettrificazione del gruppo FCA. Il primo step è l'ibrido, o meglio, la soluzione mild hybrid per la Fiat 500 Hybrid e la Panda, che consente finalmente di avvalersi di una tecnologia in grado di rendere la mobilità in città più efficiente e pulita. E dopo un paio di mesi, preceduta da foto, spie e rumor d'ogni genere, arriva finalmente anche la 500 elettrica, che Fiat considera la terza generazione. Più spazio, più tecnologia, nuovo stile, ma sempre inconfondibilmente 500. Realizzata su una piattaforma dedicata, con un passo maggiorato di 2 cm a vantaggio dell'abitabilità, ma soprattutto con quelle caratteristiche che servono per potersela giocare con la concorrenza, in un mercato in cui la mobilità deve essere sempre più sostenibile, connessa e autonoma. È per esempio la prima city car con guida autonoma di livello 2 e prima auto del gruppo equipaggiata con il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5. La storia a dir poco unica della 500 è contraddistinta anche dalle interpretazioni sportive da corsa firmate da Abarth e Giannini e non solo. Il brand dello Scorpione nasce dalla fantasia e dal coraggio di Carl Abarth, che con le sue auto speciali ha segnato in modo indelebile la storia dell'automobilismo nel mondo. Abarth e Guido Scagliarini fondano nel 1949 la Abarth C, che oltre all'attività corse comincia a produrre kit di elaborazione per le auto di serie, che aumentano potenza, velocità massima e accelerazione. Nel 1950, al Salone di Torino, presenta la marmitta Abarth, il suo primo sistema di scarico che ha creato il mito. Ancora oggi rimane probabilmente l'accessorio più conosciuto dei famosi kit che hanno reso celebre lo Scorpione nel mondo, con quell'inconfondibile rumore sordo e pieno. Abarth si innamora della leggendaria 500 ed è convinto che con alcune elaborazioni potrebbe diventare molto performante. Nel 58 nasce la sua Fiat 500 Abarth e fa subito parlare di sé, stabilendo 6 record internazionali sul circuito di Monza. La 595 viene presentata nel 1963. Aumenta la cilindrata del motore da 499,5 a 593,7 cm cubi e la potenza raggiunge 27 cavalli, che le consentono di sfiorare i 120 orari di velocità massima. La mitica 595 SS, nata per accontentare la clientela più corsaiola, debutta nel 1964 con ben 32 cavalli sotto il cofano. Nel marzo dello stesso anno la cilindrata viene aumentata a 689,5 cm cubi per le 6,95 e 6,95 SS. La prima eroga 30 cavalli, mentre l'altra arriva ben 38, con una velocità massima di 140 km all'ora. Nel marzo dello stesso anno la cilindrata viene aumentata a 689,5 cm cubi per le 6,95 e 6,95 SS. La prima eroga 30 cavalli, mentre l'altra arriva ben 38, con una velocità massima di 140 km all'ora.
i famosi kit per elaborare i cinquini diventano un vero e proprio oggetto del desiderio per gli appassionati. Grazie ai kit sportivi, molte utilitarie diventano macchine vincenti nelle corse, consentendo a molti giovani piloti di cimentarsi con successo. La domenica in pista, il lunedì in ufficio. Questo è lo slogan di Abarth. Negli anni 50 e lungo tutti gli anni 60, il marchio Abarth si impone costantemente e incessantemente nell'immaginario collettivo come sinonimo di sportività, elaborazione e performance, rivoluzionando di fatto il mondo delle auto sportive. La storia delle indimenticabili 595 e 695 prosegue parallelamente all'evoluzione della Fiat 500 per concludersi nel 1971, quando l'Abarth diviene completamente proprietà della Fiat. L'Abarth 500, derivata dalla seconda generazione della piccola di Fiat, viene presentata ufficialmente al Salone di Ginevra del 2008, pronta a rinverdire i fasti delle piccole bicilindriche del passato. L'anno successivo, le piccole dello Scorpione tornano in pista con un nuovo campionato monomarca, riservato alle 500 assetto corse. Nel 2012 viene introdotta anche la 695 assetto corse, che raggiungerà la potenza di ben 215 cavalli. Il campionato, che diventa anche europeo, consente a tanti giovani di muovere i primi passi nel mondo delle corse e ci fa conoscere grandi talenti, che in molti casi ora hanno spiccato il volo in serie e campionati di rilievo. Le Abarth 595 competizione sono invece usate per il Rally Italia Talent, il contest itinerante alla ricerca di nuovi talenti per questa meravigliosa disciplina. Il brand ancora oggi mantiene invariato il suo DNA e resta sinonimo di performance, piacere di guida e sportività. Dalla semplice 595 alla cattiva SS fino ad arrivare alla micidiale 695 settantesimo anniversario, senza dimenticare le varie serie speciali uscite in questi anni. Come detto, anche la Giannini Automobili dei fratelli Attilio e Domenico dà vita a un'ampia gamma di auto elaborate su base Fiat. Cominciano ad allestire le loro 500 a partire dal 1963 con i modelli TV e GT. Le piccole preparate dall'azienda romana riscuotono presto un grande successo commerciale, ma anche sportivo. Ottenuta l'omologazione FIA Gruppo 2, le bicilindriche diventano e restano per anni tra le grandi protagoniste delle corse turismo in pista e salita nel Gruppo 2, nelle categorie 600 e 700, fino agli inizi degli anni 80. La storia della 500 nelle corse è legata anche a quella di grandi preparatori, magari meno popolari ma conosciuti dagli appassionati. Uno di loro, per esempio, è Romeo Ferraris, che ha consentito alla piccola bicilindrica di vincere ancora di più. Già nel 1965, una 500 da lui preparata vince il campionato italiano turismo Gruppo 2 nella sua classe. L'anno successivo fa il bis e conquista anche i titoli nelle classi riservate alla Fiat 595 e all'Abarth 695, e sarà così per diverse stagioni. Ma la storia tra il preparatore milanese e la 500 non è mai finita. Ed è così che nel 2009 trasforma un esemplare della nuova 500 in una vera auto da corsa, la Fat 5, un mostro da 380 cavalli, capace di affermarsi nel campionato italiano turismo Endurance e altre gare anche all'estero. Oggi il suo atelier è diventato un riferimento per il tuning in Italia e negli ultimi anni ha realizzato diverse versioni stradali del Fat 5, conosciuto anche come il Cinquone, in diversi step di potenza, fino a 248 cavalli. La City Car di Fiat è sulla cresta dell'onda dal 1957. In oltre 60 anni di storia ha saputo conquistarsi il suo spazio nel mondo, diventando simbolo della mobilità urbana di ieri, di oggi e di domani. Perché da sempre è al passo con i tempi e cambia quando cambiano i bisogni sociali. Ha già 63 anni, ma si riporta davvero bene. L'icona dello stile italiano nel mondo non ha mai smesso di stupire. E ora cosa potrà inventarsi ancora?